L'inchiesta sul clan Zagaria ha portato all'arresto di 13 persone, coinvolti ex politici e l'onorevole Carlo Sarro, scoperto un sistema di corruzione e di finanziamento illecito. A Salerno i carabinieri del NOE hanno sequestrato gli scarichi di una struttura sanitaria privata. Trafficavano stupefacenti per pagare le famiglie degli affiliati, eseguiti 9 arresti. A Scafati una donna incensurata viene ferita ad un piede da 2 sconosciuti, indagano i carabinieri. A Pompei il sindaco rimodula gli incarichi per 3 assessori. Questi erano i titoli principali, ci rivediamo dopo la pubblicità. Vivere una favola spesso è più semplice di quanto sembra. Villa Minieri, all'esterno, 30.000 metri quadri di splendidi e curati giardini all'italiana. Sullo sfondo, la piscina crea un mood romantico e particolare. All'interno, le sale accoglienti e curate. E per le tue feste di compleanno, la discoteca, musica, luci e colori, per serate all'insegna del divertimento. Un giorno, un evento, il vostro. Anola, villaminieri.it. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Videonola Notizie. 13 persone, tra cui politici ed ex parlamentari, sono state arrestate dai carabinieri del ROS nell'ambito di un'inchiesta sul clan Zagaria. Secondo l'accusa si sarebbe trattato di un sistema di corruzione negli enti dei servizi d'ambito regionali e finanziamenti illeciti a politici locali. Vediamo il servizio di apertura. Corruzione negli enti dei servizi idrici della Regione Campania e finanziamenti illeciti a politici locali. Questi capi di accusa formulati nei confronti di 13 persone, tra le quali anche l'ex sindaco di Caserta Pio Del Gaudio, l'ex consigliere regionale Angelo Polverino e l'ex parlamentare Tommaso Barbato e il deputato Carlo Sarro. Ad eseguire l'ordinanza ai carabinieri del ROS nell'ambito di un'inchiesta sul clan Zagaria su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. La richiesta di arresto per Sarro, attuale commissario del lato 3 e componente della Commissione Antimafia, è stata avanzata alla Camera dei Deputati e l'accusa a carico del parlamentare sarebbe di corruzione aggravata dall'aver agevolato un'organizzazione camorristica. L'onorevole Sarro in una nota ha precisato che in ragione dell'incarico di commissario liquidatore dell'ente d'ambito Sarnese Vesuviano, di non essersi mai occupato né avrebbe potuto farlo di gare, contratti e aggiudicazioni di lavori concernenti il servizio idrico, la cui gestione operativa è demandata alla Goria S.p.A., che è persona giuridica distinta, dotata di propri uffici e proprio personale a tanto preposti. Sarro promette di impegnare tutto il suo tempo a lavorare per la riaffermazione della verità, non potendo permettere che la dignità professionale e politica possano essere intaccate da una simile vicenda. Gli indagati a vario titolo devono rispondere di associazione mafiosa, corruzione, intestazione fittizia di beni, turbata libertà degli incanti e finanziamento illecito ai partiti. In corso anche il sequestro preventivo di conti correnti per 11 milioni di euro. Dalle indagini sarebbe emerso che decine di imprese, ritenute legate alla camorra, si aggiudicavano i microlotti di poche centinaia di migliaia di euro ciascuno per compiere riparazioni urgenti alla rete idrica. Gli importi minimi non imponevano la certificazione antimafia, mentre le riparazioni nella realtà non sarebbero state mai urgenti e in alcuni casi sarebbero state inesistenti. 11 arresti e un obbligo di firma è il bilancio di un'operazione antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma che hanno sgominato un gruppo di spacciatori che operava nella provincia di Roma, Caserta e Frosinone. Ricostruito il canale di approvvigionamento nella provincia di Caserta tramite 2 grossisti con numerosi trascorsi giudiziari alle spalle, in particolare uno di loro è considerato legato a esponenti di organizzazioni camorristiche. La polizia, dalle prime luci di oggi, sta eseguendo un'azione di monitoraggio e censimento nei campi Rom della periferia di Giugliano. Il monitoraggio è stato disposto dal Tribunale dei Minori di Napoli. Secondo quanto si è appreso dall'operazione scattata a seguito dell'incidente avvenuto nei mesi scorsi, quando una bimba di pochi anni è morta folgorata. A Salerno i carabinieri del NOE hanno sequestrato gli scarichi di una struttura sanitaria privata che sversava nella fogna comunale con un'autorizzazione scaduta. Denunciato illegale rappresentante della società di gestione della casa di cura. Vediamo il servizio.
Sigilli di sequestro preventivo a Salerno per le modalità attuative degli scarichi delle acque reflue di un noto presidio privato convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Sono stati applicati dai carabinieri del nucleo operativo ecologico agli ordini del capitano Giuseppe Ambrosone. Alla base del provvedimento di sequestro il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, Vincenzo Di Florio. Decreto che fa riferimento alla metodica attività di monitoraggio e controllo ai depuratori e agli scarichi delle acque reflue di strutture sanitarie, pubbliche e private, anche in relazione all'inquinamento delle acque marine e fluviali, attività in cui è impegnata la sezione dei reati ambientali della Procura Salernitana, guidata da Corrado Lembo in sinergia con i militari del NOE. Gli accertamenti investigativi condotti dai carabinieri e dai tecnici del Dipartimento dell'ARPAC di Salerno hanno verificato che il presidio sanitario privato immetteva nella fognatura comunale non soltanto scarichi di acque reflue con autorizzazione da tempo scaduta di validità, ma anche reflui particolarmente inquinanti al di là dei parametri di legge. Contestualmente al decreto di sequestro, il giudice delle indagini preliminari ha disposto tuttavia il dissequestro condizionato finalizzato all'acquisizione delle autorizzazioni di legge, dissequestro disposto per impedire il blocco totale delle attività del presidio sanitario, attività di prevalente interesse pubblico. Con 546 sì passa allo stabilimento Whirlpool di Carinaro in provincia di Caserta il referendum sull'accordo aziendale che prevede che il sito casertano diventi il riferimento del gruppo per l'attività di ricambio degli accessori degli elettrodomestici in ambito EMEA. A votare sono stati 726 dipendenti, è un risultato straordinario come straordinaria è stata la lotta dei lavoratori, afferma entusiasta Giovanni Sgambati, segretario di Wilm Campania. Sarà a noi adesso essere rigorosi in un'applicazione piena ed efficace dell'accordo. Eseguite 9 ordinanze di custodia cautelare a carico di persone ritenute responsabili di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e alle estorsioni. Tra i soggetti destinatari dell'ordinanza anche Valentino Gionta Junior. Vediamo. Traffico di marijuana e proventi destinati agli stipendi delle famiglie del clan, quando sarebbe emerso dalle immagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e culminate nell'arresto di 9 persone da parte dei carabinieri di Torre Annunziata, in esecuzione di 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata da finalità mafiose e di estorsione aggravata. La DDA, oltre ad aver accertato il pagamento delle famiglie degli affiliati con i proventi del traffico di droga, avrebbe documentato i rapporti di affari tra il clan e i trafficanti e spacciatori attivi in Calabria, scoperti anche episodi estorsivi nei confronti di un commerciante napoletano. Tra i destinatari dell'ordinanza anche il nipote dell'omonimo capo e fondatore del clan Gionta, Valentino Junior. 2 provvedimenti che per la prima ordinanza riguardano 7 soggetti che avrebbero composto un'organizzazione stabile dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti su tutto il territorio nazionale. La seconda ordinanza avrebbe ricostruito l'esistenza di gravi elementi indiziari a carico di 2 soggetti in relazione ad attività estorsive degli stessi posti in essere a Torre Annunziata. Le ondate di calore sulla Campania proseguiranno almeno fino alle 12 di giovedì, provocando un aumento delle temperature tra i 4 e i 6 rispetto alle medie del periodo stagionale. Lo rende noto la Protezione Civile della Regione Campania. Il tasso di umidità dell'aria, aggiunge la Protezione Civile, sarà del 70-80%. Una donna incensurata, sorella di un pregiudicato, è stata ferita a colpi d'arma da fuoco nella tarda serata di ieri. Ferite guaribili in 10 giorni. I carabinieri non escludono alcuna pista. Vediamo. Ancora un episodio di cronaca, ancora azioni violente che alimentano preoccupazione tra i cittadini di Scafati. Un'escalation di vicende che impongono sorveglianza e controllo del territorio, obbligando ad un lavoro extra le forze dell'ordine, con polizia locale e carabinieri con organici sottodimensionati a pattugliare il vasto territorio scafatese. Nella tarda serata di ieri una donna di 58 anni è stata ferita a colpi di arma da fuoco nella sua abitazione. Erano da poco passate le 23:20 quando 2 persone avrebbero citofonato all'abitazione della donna incensurata e sorella di un pregiudicato chiedendole di scendere.
Davanti al portone la donna ha trovato ad attenderla due persone che hanno aperto il fuoco e un proiettile l'ha colpita al piede destro. Poi la fuga facendo perdere ogni traccia scappando a bordo di un'auto. La 58enne è stata soccorsa ed è stata giudicata guaribile in 10 giorni. Sulla dinamica indagano i carabinieri che al momento non escludono alcuna pista. La donna incensurata non avrebbe fornito nessun indizio per il riconoscimento dei due che avevano il volto coperto da berretti e tute. Le indagini puntano a capire i motivi del gesto che verrebbe giudicato dagli investigatori come un atto intimidatorio. L'ennesimo grave episodio criminale ha riportato al centro la questione sicurezza scafati. Ancora una volta è partito un appello al prefetto, al questore e ai vertici dell'arma. Il sindaco Liberti chiede ancora una volta di elevare la tenenza a compagnia e chiede il supporto dei carabinieri della compagnia di Nocera per affrontare il clima di emergenza. Dopo la nomina al vertice nazionale di Ivan Lobello, il Mezzogiorno incassa un ulteriore positivo risultato che gratifica la terza più grande Camera di Commercio italiana e la prima nel Sud Italia. Così Maurizio Maddaloni, presidente dell'ente camerale partenopeo e vertice dell'Unione delle Camere di Commercio della Campania, commenta la nomina a vicepresidente nazionale di Union Camere in rappresentanza del Mezzogiorno. Ancora una riorganizzazione delle deleghe nella giunta Uliano a Pompei, integrazioni e modifiche nelle competenze degli assessori Orsinieri, Beatrice e Marra. Rimodulato l'assetto delle deleghe di competenza nella giunta di Palazzo De Fusco a Pompei, una scelta mirata del sindaco Ferdinando Uliano per assicurare la migliore funzionalità possibile all'azione amministrativa in città. La rimodulazione con modifiche e integrazioni delle deleghe si rapporta in particolare alle funzioni del vice sindaco Pietro Orsinieri e degli assessori Margherita Beatrice e Raffaele Marra. In specifico, il vice sindaco Orsinieri perde le deleghe per eventi, spettacoli, UNESCO e protezione civile per assumere quelle per il personale, la riqualificazione del territorio e la Smart City, che si integrano con altre deleghe rilevanti, tra cui quelle per il grande progetto Pompei e la mobilità urbana. A Margherita Beatrice conferite le deleghe per l'UNESCO, i rapporti con gli organismi internazionali, il contenzioso, le gare d'appalto e i contratti, l'attuazione del programma elettorale del sindaco. Per Raffaele Marra, nuova delega quella per la protezione civile, che integra quelle già esercitate per fiere e mercati, agricoltura e floricoltura, attività produttive, verde e spazi pubblici. Con quest'ultimo servizio è tutto, il telegiornale termina qui. Vi ringraziamo per averci seguito. Raffinati dettagli che arredano il tuo mondo. Tufano Arredamenti. Qualità, ricercatezza, stile, design per arredare i tuoi spazi. Dal classico al moderno, delle migliori case italiane. Da Tufano, qualità dei servizi, personale qualificato, consulenza personalizzata, trasporto e montaggio a regola d'arte, assistenza post vendita, fanno la differenza. Tufano Arredamenti, Piazzale Ferrovia, Saviano, www.tufanoarredamenti.it.